Ti piacciono i supereroi? Io so molte cose su di loro. Sono un blogger, mi occupo di quello che piace alla gente. Loro piacciono parecchio. E io so chi si nasconde dietro questa maschera. No, ovviamente non parlo di te, chi si nasconde davvero dietro questa maschera. Quando ero piccolo ero molto dispettoso e ho capito subito che la rabbia andava nascosta. E così poi quando l'ho visto in televisione l'ho riconosciuto subito. Dietro questa maschera si nasconde Tony Stark. L'avresti mai detto. Che poi, no? Ma chi glielo fa fare? Ah, è pieno di soldi, ha le donne più belle del mondo, può viaggiare, può divertirsi, può fare tutto quello che vuole, eppure va a salvare il mondo. Forse, è colpa di quello che gli ha detto suo zio Ben. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ma suo zio sbagliava. Non c'è bisogno di avere grandi poteri per avere le grandi responsabilità. Quelle ce le dovremmo avere tutti, in teoria. Che i supereroi, sì, ci salvano dai supercattivi, dalle minacce mondiali. Ma chi ci salva dai cattivi della vita di tutti i giorni? Ci stanno troppi supereroi e pochi eroi a questo mondo. Non c'è bisogno mica di avere i superpoteri per essere un eroe, lo sai. Non ti devi mica vestire così per essere un eroe. Lo sai cosa distingue l'eroe da tanti altri tipi di persone che fanno del bene? Che l'eroe, nel fare del bene agli altri, è capace di sacrificare se stesso e rinunciare a qualcosa a cui tiene. Può rinunciare alla famiglia, può rinunciare ai figli, può rinunciare a qualsiasi cosa, può fare grandissimi sacrifici un eroe. E il punto è proprio questo, che noi grandi sacrifici non li vogliamo fare. Sappiamo perfettamente cosa è giusto e cosa non è giusto. Lo sappiamo, ma lo facciamo solo quando ci conviene. Quando siamo certi che quello che facciamo in qualche modo ci ricompenserà. Ma quando fare la cosa giusta vuol dire sbagliare, vuol dire perdere, vuol dire fare una brutta figura. Che facciamo? La facciamo? No. Tu lo sai qual è un criterio per classificare i disturbi mentali? E cioè, pensate a quanto è invalidante l'eroismo dei supereroi, quanto gli rovina la vita. Abbiamo paura a farlo, ma secondo me un giorno classificheremo la loro forma di eroismo come una forma di pazzia. No, non si può vivere in quel modo. Il nostro equilibrio per una vita serena è fatto anche di bugie, di zone grigie, di cattiveria. Alle volte fanno parte della nostra vita e hanno anche una funzione. Nei supereroi c'è decisamente qualcosa che non va. Decisamente qualcosa che non va. Bah, non lo so. Io se fossi in Tony Stark me ne ritornerei ad Asgard e me la spasserei un poco con Wonder Woman, bella donna. Ma a proposito, e come ti dicevo, io c'ho un blog, no?
tutto. Tutto, cioè? Niente. Animali belle, anima migrante, tu che sorridi mentre il tuo cuore piange. Lap,